ringrazio anch'io l'istituto, il direttore che ci ospita, per l'invito a presentare il libro di Mauro Guerrini del Bibliothecaris, che riprendo dall'ultima considerazione che ha fatto poco fa Alberto, si pone quasi anche come una sorta di autobiografia di Mauro Guerrini stesso, perché è la galleria di bibliotecari, di situazioni storiche, culturali, sociali che i bibliotecari hanno attraversato in Italia e all'estero, l'orizzonte del panorama internazionale, l'orizzonte che Mauro Guerrini ha sempre prediletto, senza mai restringere il suo sguardo alla come dire, realtà più vicina e più prossima a lui. E credo che in fondo sia anche una sorta di grande autobiografia della sua vita di docente, della sua vita di bibliotecario, fatta in un momento in cui evidentemente sentiva forte la necessità di riunire, ma anche di reinterpretare un lungo percorso di ricerca iniziato 30 anni prima della pubblicazione di questo volume, no? Iniziato credo proprio con la pubblicazione di un saggio del 97. E lo dico anche forte della convinzione che l'impronta storica e cronologica ha marcato questa successione, che rischiava di essere anche molto, come dire, talmente eterogenea da sfiorare nella confusione, ma che lui ha sapientemente saputo organizzare in 5 forti sezioni strutturate cronologicamente sulla base del percorso di scrittura e talvolta sulla base dei temi che questo percorso di scrittura lo aveva portato a identificare. Ci sono la gran parte di questi scritti, abbiamo detto, sono frutto di una pubblicazione nuova, di una ripubblicazione, ma questo non gli ha impedito di esercitare una fatica molto pesante, quella di rileggersi e di riaggiornarsi e di riportare molte riflessioni in raccordo con scritti usciti molti anni dopo il periodo in cui questi scritti erano nati. Ha pensato di corredare queste schede di bibliotecari che costituiscono la grande maggioranza di questi interventi, ma non la esauriscono assolutamente. Ha pensato di corredare di notizie biografiche inedite, completamente nuove. Ha aggiunto 4 scritti completamente inediti. E questi scritti li ha voluti consegnare ai lettori dopo averli condivisi con alcuni suoi allievi, Carlo Pitti, la stessa Tiziana Stagi, che è curatrice di questa imponente, opera filologica, di questa veramente difficile, difficoltoso assemblamento. Stiamo parlando di una 50ina di testi, quindi non poca cosa. E corredandola di indici dei nomi, rendendole quindi facilmente percorribili anche in modo, come dire, parziale, in modo non per forza estensivo. E ha voluto porre la cifra della collaborazione accanto a quella dell'internazionalità e dell'internazionalizzazione del suo sguardo, la cifra della collaborazione, che credo sia una delle cifre che hanno più caratterizzato l'esperienza professionale, intellettuale e scientifica di Mauro Guerrini, che ha sempre saputo avvicinarsi a maestri anche molto diversi e molto lontani tra loro, riconoscendone il valore a partire da Diego Maltese, ma ha saputo anche trascinare con sé molti giovani e molti frequentatori dei suoi corsi di biblioteconomia, prima Udine, prima
a Roma, poi a Firenze, che sono diventati studiosi, bibliotecari, o hanno preso altre strade, ma credo mantenendo sempre molto presente la lezione che Mauro Guerini ha dato loro, cioè quella della necessità di collaborare. In fondo, chi ha conosciuto davvero il mondo delle biblioteche non può, come dire, non tenere in debito conto di questa necessità della collaborazione. Le mie riflessioni le ho anch'io divise in alcuni punti, sono per la verità quattro. La prima è quella di scegliere alcuni filoni, alcuni temi che mi sono parsi ricorrenti all'interno di questi contributi. Poi parlerò un po' del rapporto che c'è tra questi testi e il pubblico con questi testi si vogliono rivolgere, perché ritengo che la presentazione di un libro debba anche, come dire, cercare di suscitare gli interessi dei lettori che ancora, nonostante le numerose presentazioni, ancora non sanno di che cosa si tratta, non conoscono nel dettaglio ciò che il libro è in grado di dare loro. E poi infine cercherò di vedere come a queste ricerche qui presentate in realtà si possano già prefigurare altri spunti di indagine che proseguono questo cammino trentennale nella definizione, nel cercare di capire un po' di più e meglio che cosa sono stati e che cosa sono e che forse cosa saranno, che cosa dovrebbero essere, che cosa invece sono i bibliotecari. Allora, uno dei temi che mi è subito balzato agli occhi è il fatto che la tensione che ha questo libro, una delle più forti, è quella volta alla scrittura di una storia dei bibliotecari. Abbiamo la storia delle biblioteche, una storia erudita, iniziata in età umanistica e poi sviluppatasi nel corso del tempo. Abbiamo una storia del libro che inizia per la verità un po' più tardi, inizia dall'erudizione settecentesca ed esplode nella storia sociale del libro. Abbiamo una storia naturalmente della bibliografia, abbiamo una storia di bibliotecari. Questo credo che ancora in Italia non esista, nonostante ci siano stati anche dall'estero alcune spinte a scrivere la storia dei bibliotecari in Italia. Nel 1971 Sabina Roxas, dopo essersi diplomata all'Università di Pittsburgh, dopo essersi dottorata, nell'Università di Pittsburgh, nella Graduate School of Library and Information Sciences, pubblica un libro che si intitola Library Education in Italy, in Historical Survey. Traccia la storia dei bibliotecari e della formazione dei bibliotecari italiani, offrendo spunti, fonti, raccogliendo una bibliografia specialistica dal 1870 al 1969, si era addottorata appunto nel 70, un secolo di riflessioni storiche sul lavoro dei bibliotecari in Italia. Ringrazia tra l'altro alcuni bibliotecari che Mauro in qualche modo presenta in questo volume, ne cito uno, Francesco Barberi, che gli sono stati molto utili, con i quali ho potuto intessere un dialogo molto proficuo. Ringrazia persino l'Associazione Italiana Biblioteche che mi ha consentito di seguire il congresso di Alghero a cui lei ha preso parte. La storia dei bibliotecari, in fondo, deve partire dalla storia della formazione del bibliotecario o della preparazione del bibliotecario, due cose profondamente diverse, come ha chiarito un docente bibliotecario, un docente non però di biblioteconomia, un docente di filologia romanza,
che è oggetto di uno dei saggi inediti scritto a quattro mani da Mauro con Tiziana Staggi, Carlo Battisti. La storia infatti della formazione in Italia del bibliotecario dopo, diciamo, le prime avventure anche formali, ufficiali dei primi decenni dell'Ottocento si afferma quando nel 1880 a Firenze viene fondata la scuola di paleografia e diplomatica, poi trasferita a Roma negli anni 20 per una necessaria come dire, centralizzazione durante i decenni, durante gli anni 20, di molti aspetti riguardanti le biblioteche, fra cui anche la formazione dei bibliotecari paleografi e degli archivisti paleografi. Nel 1908 un'importantissima legge offre la possibilità ai direttori di biblioteca di diventare liberi docenti di biblioteconomia. Prima nel 1908 la legislazione post-unitaria teneva molto separata la formazione dei bibliotecari dal lavoro nelle biblioteche. E quindi i direttori dipendenti del Ministero della Pubblica Istruzione non potevano fare i professori di biblioteconomia. Ne approfittano due personaggi, uno verso cui Mauro ha un forte interesse, quasi un'identificazione, come nota giustamente Graziano Ruffini nella premessa al volume. Guido Biagi, e approfitta Guido Biagi che è direttore della Marucelliana, bibliotecario straordinario, intellettuale straordinario, che appunto diventa anche professore di biblioteconomia, ne approfitta qui a Bologna al Mauro Sorbelli, che dall'anno accademico 1915-16 impartisce regolarmente all'interno della facoltà di lettere lezioni di bibliografia, biblioteconomia, storia del libro, storia delle biblioteche. Il nesso, il legame fra il mondo delle biblioteche e l'insegnamento della biblioteconomia, cioè l'affermazione storica del bibliotecario come professione attraverso la storia della sua formazione, molto, con molta difficoltà trova una sua autonoma collocazione e per molti decenni rimane fortemente ancorata alle discipline filologiche. Sono filologi o hanno rapporti molto stretti con la filologia alcuni importanti bibliotecari qui rappresentati: Emanuele Casamassima, uno non ricordato, Domenico Fava, figura centrale, si laurea in filologia classica prima di poi intraprendere una brillante carriera di direttore di biblioteca, figura trasferita alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, dalla vecchia alla nuova sede, ma può anche lui a studiare per esempio gli inventari recanti i codici greci custoditi nella biblioteca estense di Modena, forte della sua preparazione di filologo classico. Un altro bibliotecario senza quegli studi non avrebbe certo potuto ricostruire il profilo storico di importanza delle collezioni storiche greche di quel nucleo formativo così rilevante della nostra biblioteca estense. E è filologo romanzo Carlo Battisti che è un nuovo protagonista di questa storia di bibliotecari, francamente non ne avevo mai sentito parlare prima di leggere questo saggio, sono stato molto contento anche di scoprire che il suo studio fondamentale presentato al congresso mondiale del 1929 della bibliografia, il primo congresso mondiale che si tenne in Italia, ma poi edito soltanto nel 1932, dedicato alle scuole per bibliotecari. Quello che mi ha fortemente colpito in questo saggio è la descrizione che questo filologo romanzo allievo di Meyer Lücke a Vienna fa tra la formazione del bibliotecario e la preparazione del bibliotecario. La preparazione è filologicamente precedente al mestiere di bibliotecario, la formazione no. La formazione avviene nel mestiere del
preparato a fare quel mestiere. E per essere preparato a fare quel mestiere, per un filologo romanzo che fa il bibliotecario a Vienna subito dopo essersi laureato e poi svolge la grande parte della sua carriera a Gorizia, affronta anche la guerra e la prigionia in Russia. I bibliotecari, è vero, oggi vivono grandi difficoltà di contingenti, crisi economiche, bilanci che si stringono, però non hanno fatto ancora la guerra e non sono ancora stati prigionieri in Russia. Quindi certo, sono ottimista, supereranno queste difficoltà, certo avranno bisogno di capire molto bene la loro identità, che è fortemente minacciata in questi frangenti, che rischia di infrangersi contro degli scogli molto resistenti e molto robusti. Però è lui a guidare, questo filologo, dopo grandissime difficoltà, a guidare nella scuola che riprende a Firenze, poi la dirigerà anche, fino a quando va in pensione nel 52 dall'Ateneo Fiorentino e pochi anni dopo la scuola viene chiusa. Proprio nel 56, tra l'altro, un anno importante, insomma, per la storia biblioteconomica di Firenze e d'Italia. Insomma, il rapporto tra filologia e bibliotecari è un rapporto più importante di quello che uno possa immaginare, non solo perché nel XI secolo la prima declaratoria professionale, per riallacciarmi a quello che ha detto Alberto della professione del bibliotecario, la dobbiamo all'abate di Saint-Fleury, che dà una serie di compiti che il bibliotecario deve assolvere. Uno di questi, oltre naturalmente ad essere il direttore delle scuole, un'altra congiunzione, un altro ponte tra l'attività in biblioteca e l'attività didattica, oltre a curare i libri, a curare i locali dove si conservano, a organizzare il servizio che nelle biblioteche medievali avviene di scrittura, oltre che di lettura, beh, il bibliotecario è anche colui che corregge i libri e che garantisce la correttezza, la purezza del testo, così si esprime il bibliotecario di Fleury, ma così si esprime anche Antonio Panizzi in una lettera in difesa di un attacco che aveva ricevuto quando era solo assistant librarian al British Museum, stava facendo il catalogo della biblioteca della Royal Society, e una lettera un po' malevola mette in discussione, le note che lui appone al catalogo, e lui risponde con una puntualissima missiva indirizzata a quello che lui crede essere l'autore dell'anonima accusa, in cui, cito, scrive Panizzi: il mio intento nello stendere queste note catalografiche è stato sempre quello di collazionare, Colette, ogni opera con il suo titolo, già che questo e solo questo è il mezzo per assicurare la maggiore correttezza, correctness, possibile che ci si possa attendere nella compilazione della sua descrizione. Insomma, un nesso che unisce quindi molto da vicino l'amore per la parola, l'amore per la correttezza con l'amore per le biblioteche, mestiere di bibliotecario. Viene la curiosità di entrare più da vicino anche all'interno delle biblioteche di questi bibliotecari. Cioè, che dire, questa galleria di personaggi è anche un lavoro che presenta la storia delle biblioteche in cui questi personaggi hanno operato, per le quali hanno talvolta in modo molto illuminato, immaginato un futuro che ad esempio oggi i bibliotecari fanno molta fatica ad immaginare se lontano dalle
diciamo, prospettive tecnologiche, dalle possibili svolte che la tecnologia e la rivoluzione digitale porta all'interno di una biblioteca. Sembra quasi che l'innovazione in biblioteca debba soltanto passare attraverso l'innovazione della tecnologia digitale applicata, ovviamente prima molte altre cose, prima che la biblioteca, è nata in contesti molto diversi da quelli propriamente bibliotecari. Quindi viene voglia di guardare subito la biblioteca di, per esempio, di un bibliotecario che è stato studiato da un bibliotecario docente, Gianna Del Bono, la biblioteca di Desiderio Chirovi, personaggio molto rilevante su cui Tramiello nella sua dotta molto quasi un saggio a premessa dei saggi più che una introduzione al volume ricorda che menziona, perché nelle biblioteche dei bibliotecari si trova applicata la loro cultura, le biblioteche dove loro lavorano, applicate le loro intuizioni, oppure nelle biblioteche che loro conservano come biblioteche personali, si vede come è preparata la loro cultura e come è formata come si è formato il loro mestiere di bibliotecario, per tornare a questa distinzione che aveva fatto negli anni 30 artisti. Qual è il pubblico del volume che Mauro Guarini ha messo insieme immaginando di sollevare molto questo pubblico dalla necessità di cercare in moltissime sedi, talvolta davvero periferiche, anche molto specialistiche, l'insieme di questi volumi, l'insieme di questi saggi? È un pubblico che è anzitutto formato dai suoi studenti, dagli studenti ideali che lui ha davanti quando scrive, ed è anche per questo che scrive sempre cercando di mantenere alta una tensione morale, una tensione etica, che forse mi pare di capire è anche una delle cose più importanti che lui cerca di trasmettere attraverso l'insegnamento della biblioteconomia e attraverso il ripensamento di queste vicende di uomini e di donne delle biblioteche. Ma naturalmente anche agli studiosi delle discipline, del libro, del documento, perché qui possono trovare vicende e personalità e storie davvero rilevanti che altrimenti non conoscevano. Ho citato tra i saggi inediti, ma naturalmente nonostante legga ogni tanto qualche saggio di biblioteconomia e bibliografia, anch'io non tutti i saggi che sono qui, non tutti i contributi che sono qui confluiti, io li avevo già letti e certo non li avevo potuti leggere nell'aggiornamento, nella rivisitazione, nell'arricchimento che Mauro fa nel riproporre, nel ripresentarli insieme. Il pubblico è anche fatto dagli storici delle biblioteche, non ci sono ancora gli storici bibliotecari, speriamo che presto ce lo facciano, cerchino di dare una fisionomia un po' più uniforme a questa tematica, non fatta per schede, non fatta per voci, non fatta per dizionari biografici, non fatta per singoli saggi, intendo, perché questi naturalmente c'erano, come prova questo volume ci sono, ma anche appunto gli storici delle biblioteche che vedono il contesto in cui queste persone hanno lavorato e hanno operato, ed anche il contesto sociale, non solo il contesto istituzionale in cui si sono mossi i protagonisti di queste pagine. Sono naturalmente i bibliotecari. Certo, una dedica all'Associazione Italiana Biblioteche immediatamente identifica come pubblico d'elezione quello dei bibliotecari professionali, ma non dimentichiamo che molti bibliotecari non sono purtroppo ancora iscritti all'Associazione
dalle biblioteche, perché il mondo della precarietà in cui molti bibliotecari lavorano li rende anche lontani da quelle che sono le istituzioni professionali. Alla mia epoca, posso dirlo, quando si entrava, si iniziava a studiare le discipline biblioteconomiche e bibliografiche, il primo invito che la mia maestra mi fece, la Giotta Gordi mi fece, l'ha fatto tutti quelli che volevano intraprendere questo cammino, era immediatamente fare riferimento all'Associazione Italiana Biblioteche. Così ancora io faccio, ma scopro, muovendomi nel mondo delle biblioteche e dei bibliotecari, che tanti bibliotecari che lavorano nelle biblioteche non sono ancora stati coinvolti, oppure se ne sono magari allontanati, a volte anche perché l'associazione manca di quella forza organizzativa, promozionale, propulsiva per rendersi visibile, far emergere gli sforzi che molti colleghi e molte colleghe fanno e donano gratuitamente appunto all'associazione. Sono gli archivisti e i paleografi, perché le discipline del libro si intrecciano anche con quelle del documento e non c'è niente da fare. La figura di Emanuele Casamassima, studiata da Tiziana Stagi, presente nel volume naturalmente, perché suggerita dal suo maestro, da Marco Guerini, che se ne è occupato, se ne occupa, credo se ne continuerà a occupare, rende questa dimensione, questo rapporto molto rilevante. Le biblioteche italiane, anche le biblioteche pubbliche, possiedono patrimoni storici che rendono assolutamente inscindibile il dialogo tra chi si prepara e si forma per fare il bibliotecario e chi si prepara e si forma per fare il paleografo. Alcune direttrici, alcuni direttori di biblioteche anche nella nostra regione sono paleografi, non sono bibliotecari di professione. Di formazione, di preparazione, di formazione. Sono naturalmente anche gli storici moderni e contemporanei, gli storici del mondo del Novecento, perché non c'è dubbio che la storia dei bibliotecari debba entrare nella storia delle istituzioni culturali, nella storia delle professioni culturali, nella storia della cultura. Rimane molto ai margini della storia delle professioni culturali, della storia della cultura, la storia dei bibliotecari. Quando si cerca notizie dei rapporti tra bibliotecari e fascismo, si penserebbe di essere davanti, la bibliografia sul fascismo è sterminata, si immaginerebbe di trovare decine e decine di lavori, e si rimane davvero sorpresi nello scoprire che questo nesso è un nesso ancora molto poco percorso e un ramo molto spoglio degli studi del fascismo, sul fascismo e sui bibliotecari. Quali sono le ricerche future che questo libro può aprire? Non è ovviamente un libro celebrativo fine a se stesso, concluso in se stesso, è un libro che tende a spingere verso nuove strade, l'ho già detto, ma ci sono altri campi che vorrei sottolineare. È in preparazione un libro su Antonio Panizzi, una figura fondamentale nella storia della bibliografia, della catalogazione, della biblioteconomia europea, un uomo di cui esiste un materiale documentario notevole, che aspetta di essere studiato, un uomo che si muove, che ha viaggiato moltissimo nelle biblioteche europee, che quindi può raccontare anche la storia delle biblioteche europee, non solo la sua storia personale di intellettuale prestato alla costruzione, alla rivisitazione, all'ampliamento di una delle più grandi istituzioni culturali del mondo. I saggi che sono qui presentati su Panizzi fanno capire che il materiale insomma è tanto e che presto ci dovremo attendere da Mauro, ma anche da altri, perché credo appunto che la collaborazione che gli studi di Mauro Guerini hanno sempre sollecitato non è una collaborazione soltanto legata ai suoi lavori, ma è una collaborazione suscitata anche dal dialogo con cui Mauro cerca sempre di
intrecciare rapporti, anche di costruire ponti anche con altre discipline. Ci sono da studiare anche le donne bibliotecarie, perché ci sono molti uomini bibliotecari in questo volume, un po' meno le figure femminili. Fatta eccezione per Virginia Frida, i noti, da altre naturalmente che non possono non essere ricordate, ma ce ne sono tante altre che meritano senz'altro di essere fatte oggetto di studi, di approfondimenti, di affondi. E poi credo sia utile questo libro proprio per cercare di far maturare nei lettori, in particolare in quelli che fanno la professione bibliotecaria, ma non solo, anche quelli che studiano la storia delle biblioteche, la storia di quello che le hanno presidiate, beh, di fare crescere un po' più forte, più consapevole la propria identità, del proprio mestiere, della propria missione, delle sfide che i bibliotecari contemporanei, più del passato, meno recente, più recente e contemporaneo hanno davanti, ma credo che da queste pagine possano trarre degli spunti molto importanti per capire meglio le biblioteche, per capirsi meglio in prima persona. Vi ringrazio.